Buongiorno, abbiamo questa betoniera Astra HD784.40, 400 cavalli del 2002. Macchina molto bella, col motore ausiliario e la botte marca Coime. Vi faccio vedere un po' i particolari. Le condizioni delle gomme sul secondo asse sono del 40%. Sul primo asse abbiamo il 70%, quindi è ben gommata sul primo asse. Hankook, gomme Hankook. Sul terzo asse abbiamo un 30% e sull'ultimo asse abbiamo anche un 30%. Le condizioni generali del tamburo sono molto buone, ve lo faccio vedere, sono in realtà ottimali. Macchina utilizzata da un unico padroncino, quindi un unico autista che ci teneva, la teneva molto bene. Dopo vi faccio vedere anche le condizioni interne della cabina, così noterete le condizioni in cui le ha tenute. Ecco qua. Insomma, allungala di nuovo. Continua così. È in perfette condizioni. Ecco, guardate lì. Voilà, tirala su. Bene. Adesso vi faccio vedere le pale interne della botte, così potete notare le condizioni. Ecco, guardate un po' le pale, come sono pulite internamente, la botte pulita, in buone condizioni, sana. Ecco qua, il tamburo anche è pulito, sano, buone condizioni generali. Vi faccio vedere l'altro lato della betoniera. Notate le condizioni del tamburo, in ottime condizioni generali. Ecco qua, questo è l'altro lato della betoniera. Le gomme qua più o meno sono come l'altro lato. Le balestre integre, perfette condizioni. Queste sono le condizioni del controtelaio e del telaio. Qua il motore ausiliario che sta girando. Questa pompetta qua è seminuova, è stata sostituita. La botte è 17 metri cubi, 17,6 metri cubi, è una Coime del 2002, come vi dicevo prima. Vi faccio vedere un attimo il tappo dell'olio e dell'acqua. Notate un po' le condizioni del tappo dell'acqua, in perfette condizioni, nel senso che è pulito, senza tracce di oli o residui strani. Quindi a livello di liquido radiatore la macchina è pulita, con l'antigelo e tutto quanto. Adesso vi faccio vedere, alzo la cabina, vi faccio vedere il tappo dell'olio. Ecco il motore, notate com'è asciutto, senza trasudazioni d'olio. Motore Fiat Iveco, 400 cavalli, 6 cilindri in linea, 12.000 di cilindrata, turbo,
Da questa parte il motore è anche asciutto. Qua vediamo che presenta una leggera trasudazione d'olio. Si vede che da qualche tubetto di quelli lì ha trasudato un po' d'olio su quel posto lì. La turbina è asciutta ed il blocco motore è anche asciutto. Si apre il tappo dell'olio. Guardate il tappo dell'olio, lo sfiato. Motore Cursor 13, 13.000 di cilindrata, non 12, prima ho detto 12.000, è un 13.000 di cilindrata. Guardate come il motore da sopra, perfette condizioni generali, gira veramente molto bene. Allora vi faccio vedere adesso le condizioni interne della cabina. Il sedile Astra, notate come è tenuto, originale. È in perfette condizioni. Queste sono le condizioni dei come si dice, dei pavimenti, dei pedali, il telecomando. Ecco qua, adesso vi faccio vedere da sopra. Eccovi qua da sopra, macchina da non fumatore. Qua abbiamo il manuale d'uso della betoniera. La macchina ha il freno motore, questo qua. La betoniera ha 12.957 ore. Cambio ZF, vetri elettrici. Insomma, tutto quello che serve. 123.000 km. Ed ha il tachigrafo a disco, quindi tachigrafo normale. Buon, ci sentiamo, alla prossima!